La vita incantata, parte prima. Floriani, è meglio che ti sbrighi. Questa gentile signora è Matilda. Ecco il tuo zaino, figliolo. Quello è Rex. E... fatto! Questo piccolino è Florizel. Ciao mamma! Ciao papà! Vi voglio bene! Bene, andiamo a lavorare. Sembrano una famiglia assolutamente ordinaria, vero? Voglio dire, Rex produceva i macchinari più geniali possibili. Ed era molto famoso per questo. E Matilda dirigeva l'azienda, ma erano tutt'altro che ordinari. Rex e Matilda erano due reali, un re e una regina. Beh, ex regnanti, di Boemia, vedete. Invece di governare il suo popolo, Rex passava la maggior parte del suo tempo a inventare macchinari complessi. Così lasciò la sua corona a qualcuno più capace e andò a vivere la sua passione e Matilda lo seguì. Rex, guarda questo! Non mi piace questo programma e quei numeri! E se tu aggiustassi gli ordini della duchessa di Leylef qui e poi... Questo mi dà il tempo di sperimentare il nuovo sistema di stoccaggio che voleva. Geniale, Matilda! Ecco perché sei la direttrice, mia regina. Qualcuno potrebbe sentirti. Avendo cambiato i loro nomi, Rex e Matilda Bloomsbury, entrambi avevano iniziato una nuova vita in un altro regno e finora stava andando abbastanza bene. Florizel, d'altra parte, non aveva idea di essere un bambino di una famiglia reale. Frequentava una buona scuola, aveva molti amici ed era stato educato a vivere una vita abbastanza normale. Florizel aveva imparato a fare l'apprendista nell'azienda di suo padre ed era molto industrioso nei suoi modi. Alla mia creatività, sono così orgoglioso. E le mie capacità di gestione, cresce così bene. Sapete che sono proprio qui. Con il passare degli anni, Rex iniziò a produrre qualcosa di conosciuto come ascensore. In alto? Sì! Oh! E se la gente cade? Non succederà. Perché no? Perché ci saranno delle porte. Devo ancora attaccarle. Gli ascensori non erano una cosa conosciuta ed erano una novità per molti. In quel periodo, Florizel aveva compiuto 21 anni e sua madre gli aveva fatto un regalo. Aprila. Aprì delicatamente la scatola di legno e rimase abbagliato nel vedere quello che sembrava assomigliare ad un diamante, scintillante e fluttuante. Che cos'è? Florian, quando sei nato, hai ricevuto un regalo molto speciale dalla tua fata madrina, una vita incantata. Ho una fata madrina? Cos'è una vita incantata? Sì, hai una fata madrina, molto premurosa. Il suo dono, la vita incantata, ti proteggerà da qualsiasi danno finché sarà al sicuro. L'ho tenuta al sicuro per tutti questi anni e ora, visto che finalmente hai 21 anni, è il tuo turno. Puoi tenerla al sicuro dentro di te, ma sarebbe meglio conservarla separatamente nel caso... Nel caso mi succeda qualcosa e se la vita incantata è al sicuro, allora sono al sicuro anch'io. Wow! Non mi può succedere niente di male, eh? Questo non significa che tu debba cercare di metterti nei guai, giovanotto. Sto solo scherzando, mamma. Oh, grazie. Questo è il miglior regalo di sempre. Florizel prese la scatola e la mise in un'apertura nel muro. Era orgoglioso e felice del suo regalo. Il re Arnold governava il regno in cui si trovava Rex. Un giorno, il re non se la stava passando tanto bene. Oh, vorrei avere le ali! Beh, non so niente di ali, Vostra Altezza, ma... ci sono queste macchine che sollevano cose e persone. Cosa? Perché non ne abbiamo uno?
come si chiamano questi ascensori? Ascensori. Prendeteli immediatamente. Sì, vostra altezza. E così Rex ricevette un ordine immediato per il suo miglior ascensore dal palazzo reale. Oh no, Matilda, Arnie vuole gli ascensori. Chi? Oh, Re Arnold, e allora? Allora, lui mi conosce, non posso incontrarlo. Cosa devo fare? Florizel, il mio bravo e capace figliolo. Per i favori extra enormi, mi merito un premio extra. Va bene, leggi questo. E dal palazzo? Sì, e tu ne sarai a capo. Davvero? Sì. Risponderò, quindi inizia coi disegni. Meglio non far aspettare Arnie, cioè Re Arnold. Andrà tutto bene, Flori. Florizel si sentiva nervoso, ma era eccitatissimo. Il palazzo! Bene, cominciamo! Florizel lavorò duramente ai progetti e alle macchine, assicurandosi che fossero sicure, belle e perfette per il palazzo reale. Florizel raggiunse presto il palazzo e guardò l'incredibile struttura. Ci penso io! Mostrò i progetti al re, spiegando il funzionamento del meccanismo. Re Arnold rimase a bocca aperta. Sono meravigliose! Oh, scivolare attraverso il palazzo con stile! Iniziate immediatamente! Florizel si inchinò con piacere. Presto raccolse il suo staff e iniziò a lavorare. Il re aveva una figlia, la principessa Candida. Era una ragazza intelligente e coraggiosa e il re aveva parlato di lei. Florizel iniziò a lavorare prima di tutto al suo ascensore. Oh, sono questi gli ascensori? Vostra Altezza, lei non dovrebbe essere qui. Oh no! Sta bene, mia signora? Mentre Florizel l'aiutava ad alzarsi, rimasero colpiti l'uno dall'altra. I suoi occhi sono brillanti. Oh, mi dispiace, Vostra Altezza. Va tutto bene. E tu sei? Quello è l'ingegnere dell'ascensore, Vostra Altezza. Oh, non badate a me, ma si potrebbe assolutamente scambiarvi per uno della famiglia reale, devo dire. Lei si allontanò un po' arrossata, mentre Florizel la guardava stordito. Quella sera alla fabbrica... Vorrei essere un principe. Principe? Perché? La principessa è così bella. Oh, caro. I suoi occhi sono così... Siamo fritti. Papà, credo di essere innamorato. Abbi pazienza. Cosa? Non posso farlo. Tu non sai cos'è l'amore. Cosa? Florizel continuò a lamentarsi delle pene d'amore, mentre Matilda riceveva una spiegazione da Rex sullo strano comportamento del loro figlio. Ecco, mi vestirò da principe e le dirò che sono un principe. Flori, non ti abbiamo cresciuto per mentire. Sì, le bugie sono una base così forte per l'amore, vero? Allora cosa faccio? Devo vederla. Il lavoro sarà completato in pochi giorni. Cosa? Posso vestirmi da addetto all'ascensore. Sciocchezze, non servono guardiani di ascensori. Ma il suo sì, lei è una principessa, ha bisogno di essere protetta ovunque. Chi glielo dirà? E così, con grande dolore di Rex e con gli avvertimenti di Matilda, una volta finiti e montati gli ascensori, Florizel andò vestito da addetto dell'ascensore. Le signore curiose si affollarono intorno al nuovo ascensore, ma quando si aprì, Florizel era lì, con l'aspetto elegante e bello, in uniforme da addetto all'ascensore. Piuttosto stravagante, quando la principessa lo vide arrossì. Ascoltate bene tutte voi. Questo è il mio ascensore e nessun altro può usarlo. Usate gli altri ascensori o le scale se avete bisogno. Entrò nell'ascensore. Florizel chiuse le porte e salirono. Che bella coppia che sono! Silenzio! Lui è un ingegnere
non va bene per lei. Il lavoro non è finito? Come mai sei qui? È così. Sono qui per assicurarmi che stia sicuro e adeguato per lei. Ah, capisco. È l'unica ragione per cui sei qui? Non lo so. Pensa che ci sia un'altra ragione? Candida rimase in silenzio. Le piaceva l'esperienza dell'ascensore e di tanto in tanto i due si davano una timida occhiata. Devo andare fra poco. Florizen fermò l'ascensore, permettendo a Candida di uscire. Sarai qui domani? Vuole che ci sia, principessa? Forse. Oh, aspetti. Le piaccio allora? Chissà se gli piaccio. Oh, cielo! Con il passare dei giorni, i due cominciarono a conoscersi abbastanza bene. Erano felici di stare insieme. Ma l'unica domanda che non si facevano mai era... Gli piaccio? Le piaccio? Ora, qualcosa di piuttosto strano accadeva ogni volta che Florizel entrava nell'ascensore. Trovava un piccolo fiore di gelsomino posato sui cuscini dell'ascensore e lo indossava sempre. Ma chi lo lascia qui? Potrebbe essere la principessa? Per me? Potrebbero essere le cameriere che lo lasciano per Candida? Florizel decise di scoprirlo. Così, la mattina seguente arrivò molto prima del suo solito orario e aspettò nascosto dietro le tende. Ecco. Spero che capisca presto. Non sono proprio una persona mattiniera. Cosa faccio per amore? Amore! Oh, santo cielo! Candida divenne di un rosso acceso, rosso come il viso imbarazzato di Florizel. Forse dovremmo smettere questo gioco sciocco. Quale gioco? Ti piaccio, vero? Mi piaci? No? Sì, e tu? Oh, mi piaccio davvero molto. No, io ti piaccio? Mi sei piaciuta dalla prima volta che ti ho vista. Vorrei essere un principe. Non ti dispiacerebbe sposare un ingegnere? Mi piaci per quello che sei. Hai conquistato il mio cuore. In quel momento, Florizel ricordò qualcosa. Questo? Ho portato questo con me oggi. È qualcosa di molto importante. Florizel spiegò tutto della sua vita incantata a Candida, che ascoltava attentamente ogni parola, ammirando il diamante splendente. Voglio darti questo. Ma è qualcosa di importante per te. Tu sei troppo importante per me, quindi ora il mio cuore è tuo e la mia vita è nelle tue mani. Molto bene. Allora la mia vita è tua e il mio cuore è il tuo cuore. Ora potreste pensare che questo sia un dolce finale, dato che i nostri amanti sono finalmente felici. Sfortunatamente tutto questo era accaduto mentre dietro un angolo c'era un paggio che ascoltava tutto ciò che stava accadendo. Era un giovanotto molto sgradevole, scortese, maleducato e non piaceva alla principessa. Lui però era innamorato di lei. Ma ora era furiosamente geloso. Un comune ingegnere? È questo ciò che ama? No, non posso permettere che accada. Il sole stava sorgendo sul palazzo che si svegliava. Il paggio si allontanò silenziosamente. Devo informare il re. La principessa Candida non sposerà quella persona. Oh, che bella mattina! Mi chiedo come andrà la giornata!